500.000 euro per farlo come nuovo. L'istituto Nuti di Fano dal 18 settembre sta avendo un profondo adeguamento antisismico delle sue strutture portanti. Ad eseguire i lavori una società cooperativa di Falconara, la CLEA, specializzata in questo tipo di interventi che consistono nella camiciatura ed ingabbiamento dei pilastri portanti della parte più vecchia della scuola, risalente agli anni 70, per resistere maggiormente in caso di sisma alle sollecitazioni di taglio. L'ampia collaborazione in questa fase tra le parti sta portando ad un impatto minimo sulle normali attività didattiche in corso, con lavori che vengono iniziati e portati a termine aula per aula, con la conseguente rotazione delle classi, mentre le famiglie degli alunni vengono costantemente aggiornate con comunicazioni della dirigenza scolastica. Da subito abbiamo capito che bisogna fare un investimento sia sul patrimonio materiale scolastico sia su quello immateriale. Per quello che riguarda quindi il patrimonio materiale, gli edifici scolastici, abbiamo iniziato a fare un intervento sulla sicurezza, sulla vulnerabilità sismica, sulle barriere architettoniche e abbiamo fatto sulla qualità anche delle scuole stesse, e ogni anno abbiamo fatto una serie di interventi programmati anche, mi dimenticavo, anche la bonifica dell'amianto nelle strutture scolastiche. Poi l'altro aspetto che mi piace sottolineare è anche un investimento immateriale. In questo momento c'è un concentrato di progettualità che vede coinvolte anche diverse università che non ha precedenti in questa città. Alla fine dei lavori l'Istituto Nuti potrà considerarsi, alla luce delle attuali normative vigenti, come un fabbricato edificato ai giorni nostri, ma non è frutto dell'emergenza o dell'ondata emotiva seguente il sisma dello scorso anno, ma bensì di un'attenta programmazione. Abbiamo fatto uno studio sul calcestruzzo, sui ferri e abbiamo rilevato alcune criticità che oggi siamo qui a sistemare, a rendere appunto perfetta dal punto di vista sismico, con un impegno economico anche importante, perché si parla di circa 500.000 euro e un'impresa, una direzione lavori che stanno appunto facendo i lavori e in questo contesto stanno rinforzando i pilastri in maniera tale che possano rispondere meglio agli sforzi di taglio.